Era il 1 marzo del 1863 quando venne istituito il liceo ginnasio governativo, che dopo l'istituzione nel 1860 del liceo comunale provvisorio sostituisce definitivamente il liceo gesuitico, che era stato fin dal 1809 l'unica scuola operante a Caltanissetta, si legge nella pagina dedicata alla storia nel sito del liceo Ruggero VII, un nome che venne inoltre attribuito poco dopo. L'intitolazione all'ammiraglio e politico italiano scomparso proprio nel 1863 avvenne nella metà degli anni 60 con l'unificazione del liceo e del ginnasio. Furono anche gli anni in cui si spostò dal centro storico, dall'ex collegio gesuitico, per arrivare nell'attuale sede, una zona che a quei tempi era periferica. Sono passati dunque 160 anni di storia per l'istituto che ha accolto tra i suoi studenti, docenti e dirigenti figure che hanno lasciato il segno nella storia, non soltanto locale. Il liceo ha quindi celebrato questo anniversario in 3 giornate, a partire proprio dal 1 marzo, sino a venerdì 3 marzo, con un evento conclusivo in presenza delle autorità, ma che ha visto anche il coinvolgimento di ex allievi. Ci sono presenti i liceali per ogni decennio, ecco, sia simbolicamente rappresentati dai nostri ragazzi come se fossero i personaggi della storia, sia proprio presenti, sono tanti gli ex allievi che stanno operando nel nostro territorio e anche fuori dal territorio. Però ecco, questo voleva essere uno spunto per riflettere e far riflettere i ragazzi sugli obiettivi attuali del liceo: l'internazionalizzazione, l'inclusione, il potenziamento delle competenze, l'inserimento in qualità di persone formate nel mondo del lavoro, della società, dell'economia, per risollevarla. È stato dedicato anche un momento di festa interno nella giornata di giovedì tra studenti, docenti e tutto il personale della scuola, una comunità di certo più numerosa rispetto a quella presente nella seconda metà dell'Ottocento.